Ragazzi, io non voglio fare quello che si lamenta, ovviamente oggi sono felice, Napoli vittorioso ancora una volta, non ci fermiamo e non vogliamo assolutamente fermarci, però stavolta mi tocca trovare il pelo nell'uovo. Ma Mario Rui, maledizione, hai fatto una partita perfetta, senza problemi, liscia come l'olio, forse era uno dei migliori in campo. Che senso ha andare a tirare un calcio nelle parti basse a Caputo e prenderti un rosso così? Veramente non lo capisco certe volte. Mario Rui a volte mostra veramente carattere, a volte ne mostra troppo. Non lo capisco come in questo caso, cioè veramente non c'era motivo. Sul 2-0 poi non è che dici c'è nervosismo, sei in pareggio, magari la partita è in bilico, l'Empoli ti ha appena fatto gol, quindi tu sei nervoso. No, proprio senza motivo. Vabbè, adesso si parla anche di 2 giornate di squalifica, se non anche 3, perché il fallo è veramente stupido. E per il resto, un Napoli come al solito molto, molto conscio della sua forza. L'Empoli, tutto sommato, non è stata una sfida facilissima. Ma mamma mia, Di Lorenzo, che partita sta facendo anche oggi. E poi vabbè, Osimhen è sempre pronto davanti alla porta. Il primo è un autogol dell'Empoli, che comunque, ragazzi, io lo dirò sempre: fin quando si fanno cross insidiosi come quello che ha fatto Lozano oggi, sì, può essere qu autogol quanto volete, ma è anche un po' cercato, perché quel pallone buttato così in mezzo dove non poteva arrivare nessun attaccante del Napoli. Il difensore a volte si è posizionato male, ha poco da fare, o spazza e c'è sempre il rischio che se la butta in porta, oppure, non lo so, va fuori tempo. In questo caso se l'è buttata in porta, quindi veramente un Napoli che... Cioè ormai il Napoli attacca, attacchiamo, attacchiamo, intanto siamo sicuri che prima o poi il gol lo facciamo. Anche io ormai quando guardo le partite so che il Napoli, se inizia la partita in un certo modo, so già che tipo di partita vedrò. Se il Napoli inizia a predominare nella metà campo, so già che vedrò una partita in cui il Napoli per 60 minuti passeggia sull'avversario. Adesso l'Empoli sta prendendo un po' di campo, ma devo dire che difensivamente veramente solidi. Non so che altro dire. Kvaratskhelia mi fa sempre più uscire di testa, sono sempre più kvarasessuale. Ormai commentare le partite del Napoli è anche difficile, perché veramente bisognerebbe andare a dire ogni volta le stesse cose, quindi oggi parlerò anche di un po' di quei giocatori che per esempio non ci inculiamo moltissimo, come per esempio Amir Rahmani, che intanto è un giocatore che viene nominato pochissimo, ma intanto è sempre lì insieme a Kim, e quando non c'è Kim a intervenire difensivamente c'è Amir Rahmani, quindi io sono veramente soddisfatto. Se penso che l'anno scorso Rahmani partiva come riserva e poi con tutta la questione Manolas è diventato titolare, cioè, e adesso Rahmani è tipo un punto fermo che non si discute neanche. Ecco qui, appena fermato un attaccante dell'Empoli, proprio Amir Rahmani. Mamma mia, ragazzi, io veramente sono super felice della squadra che ha creato il Napoli, perché comunque questi giocatori solo un anno fa sarebbero stati ritenuti dei buoni rincalzi per una squadra di media classifica. Adesso sono colonne del Napoli, cioè veramente. Io tra l'altro ho litigato con un tifoso su un commento che feci 7 mesi fa sotto un video proprio del Napoli che annunciava Olivera, se non sbaglio. Vabbè, insomma, quando il Napoli c'era tutta quella protesta, il Napoli non aveva preso ancora quasi nessuno quest'estate e la tifoseria era tutta incazzata, io compreso, ero molto deluso. E rilessi un mio commento e ho capito quanto sono ipocrita, perché comunque non avevo fiducia in questo Napoli quest'estate, non c'era veramente il minimo sentore che il Napoli potesse competere, cioè sotto quel post io praticamente il mio commento era De Laurentiis non gliene frega più niente di fare una squadra competitiva, ormai dobbiamo capirlo, e invece sto cazzo ha fatto la squadra competitiva, ragazzi. Caspita, se l'ha fatta, mai come quest'anno, credo. Perché, ok, c'è l'annata con Higuaín, le annate con Sarri, però quelle erano squadre che di per sé non erano competitive. Invece questa è proprio una squadra costruita per vincere. Cioè, perché veramente, facciamoci caso,
Comunque avere dei rimpiazzi comunque come per esempio Olivera, Berezinski, Ndombele è là, il centrocampista di riserva del Napoli, Elmas che ormai è un talento fiorente, tutto quanto, cioè comunque è una squadra costruita per fare partite, guarda qua, mamma che ha fatto Elmas, parli del diavolo e spuntano le corna. Mamma mia, veramente sono felice di questo Napoli. Complimenti a Spalletti perché poi è lui che sta facendo tutto e niente, qui a Napoli, ragazzi, ogni sera, ogni volta che c'è il Napoli, praticamente si sentono solo urla venire dai palazzi, quindi ogni volta è una festa. È bene così, ed è merito di questa squadra ed è merito di Spalletti. E niente, speriamo bene. Noi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, commentate, lasciate like. Ciao a tutti, sempre e comunque Forza Napoli. Unica cosa veramente, Mario Rui, quella cazzata te la potevi risparmiare.